Era il 1876 quando Louis Pasteur pubblicò un trattato dal titolo Études sur la bière, trattato con il quale lo scienziato francese introdusse il processo della pastorizzazione per l'abbattimento dei microrganismi patogeni, processo che da lui prese il nome e che dunque partì proprio con gli studi sulla birra. Ma cos'è nello specifico la birra? Quali sono le sue peculiarità? Quali le sue proprietà nutrizionali? E quali sono le sue ricadute sulla salute dell'uomo? Ne parliamo tra pochissimo, dopo la sigla. La produzione della birra artigianale è un processo biotecnologico e quindi del tutto naturale, dove l'obiettivo è produrre un mosto partendo da materia prima selezionata di tipo cerealicolo. Si parte quindi da malto d'orzo che viene trasformato dagli enzimi che esso stesso contiene in mosto di birra. Il lavoro finale poi verrà fatto dai lieviti che trasformeranno, grazie alla fermentazione alcolica, il mosto in prodotto finito, quindi birra. Una parte del processo di produzione della birra coinvolge l'utilizzo di luppoli, che sono infiorescenze che ci serviranno per aromatizzare e amaricare la birra. La birra artigianale, per potersi definire tale, deve essere non pastorizzata e non microfiltrata. In questo modo riusciamo ad ottenere un prodotto qualitativamente superiore, in grado di trattenere tutte le proprietà organolettiche. La comparsa della birra si fa risalire alle civiltà mesopotamiche, a partire quindi dal 3000 a.C. Successivamente la birra venne prodotta e bevuta dagli antichi Egizi, dagli antichi Greci e dagli Etruschi, fino a risalire la curva cronologica della storia. È noto il detto andare a tutta birra, che è una sorta di traslazione linguistica popolare del più noto detto andare a tutto gas, che fa riferimento alla capacità di compiere una qualsiasi azione umana a tutta velocità o a tutta potenza. Non tutti sanno che la birra è fortemente legata al mito della frontiera americana. Ebbene, i pionieri che nella seconda metà degli anni 80 dell'Ottocento parteciparono alla corsa per la terra dell'Oklahoma o alla conquista dell'Ovest, tra i vari rifornimenti sui loro conestoga fecero anche un carico importante di birra con delle scorte che poi sarebbero servite una volta terminato il viaggio. E quando giunsero nella nuova casa dopo aver attraversato territori sconosciuti ed ostili, festeggiarono alla grande e si narra che in una sola notte furono consumati centinaia di barili di birra. La birra non è semplicemente una bevanda alcolica, dal contenuto di etanolo molto più basso rispetto a tutti gli altri tipi di bevande alcoliche, ma è un vero e proprio alimento dalle proprietà nutritive rilevanti. Nonostante esistano vari tipi di birra, la birra è costituita da ingredienti basilari. Abbiamo acqua, abbiamo lievito, il malto, che prevalentemente è malto d'orzo, ma in realtà le birre possono essere prodotte anche da altri tipi di cereali, come il riso, come la quinoa, come anche il grano. Quindi, oltre ad esistere delle birre con un elevato quantitativo di glutine, ne esistono anche quelle senza. E poi importante ingrediente è il luppolo, che è un ingrediente naturale che dà un sacco di virtù nutrizionali alla birra. Quando la birra ha tempi di conservazione non molto lunghi, quando è cruda, quando è praticamente non è pastorizzata, mantiene delle importanti proprietà nutrizionali. E contiene infatti molte proteine, contiene molti amidi, fibre, soprattutto linulina e i fruttoligosaccaridi che hanno un effetto prebiotico,
e contiene molti antiossidanti, ma soprattutto molte vitamine, soprattutto quelle del gruppo B, ma anche molti sali minerali come il magnesio, come il potassio, come il ferro, il calcio, il silicio, che sono importantissimi per la salute dell'organismo. Tra le sostanze antiossidanti presenti nella birra e che derivano dal luppolo, troviamo i flavonoidi. Flavonoidi che hanno delle proprietà appunto antinfiammatorie, antitumorali, e una sostanza in particolare è presente nella birra quasi all'80%, che è l'oxantumolo, che è appunto uno dei flavonoidi più importanti, che si è visto avere delle proprietà appunto anticancerogene in vitro, ma che devono essere naturalmente confermate da studi in vivo. Oggi troviamo la birra in molte varianti e qualità, ma per capire se fa bene oppure no, credo sia importante cercare di analizzare quelle che sono le sostanze e gli ingredienti principali di questa bevanda. Allora, cominciamo col dire, lo abbiamo già sentito precedentemente, che la birra contiene al suo interno sali minerali come per esempio il potassio e vitamine del gruppo B, tra le quali ricordo per esempio la vitamina B6, che è un'importante sostanza di supporto per le funzioni del sistema immunitario, ma anche la vitamina B9, che sappiamo avere un'importante azione di contrasto rispetto all'azione dell'omocisteina, che invece è una sostanza di danno vascolare. Tra l'altro, la birra, consumata in quantità adeguate, è anche in grado di rallentare il declino del colesterolo buono, cioè del colesterolo HDL, sicché mettendo insieme tutti questi fattori possiamo dire che la birra consumata in quantità adeguate è in grado di esercitare un'azione di prevenzione sul rischio di malattie cardiovascolari. Tra l'altro, abbiamo sentito anche questo, la birra contiene al suo interno flavonoidi, che sono sostanze antiossidanti che nello specifico stimolano la produzione di calcitonina, che è un ormone in grado di contrastare i rischi dell'osteoporosi. Ancora, la birra ha un'azione di facilitazione del sonno, nel senso che alcune sostanze contenute al suo interno, come per esempio l'acido nicotinico oppure la lattoflavina, inducono quella sensazione di sonnolenza che solitamente sopraggiunge poco tempo dopo aver bevuto una mezza pinta di birra. Ancora, la birra, contenendo al suo interno dell'etanolo, esercita un'azione diuretica, contrastando la produzione di calcoli renali. Quindi una serie di funzioni positive. Ma qual è il giusto quantitativo di birra che si può consumare per evitare appunto rischi connessi a questa bevanda? Sentiamo quello che ci dice a questo proposito la dottoressa Maio. A seconda del sesso, a seconda appunto dell'essere o maschio o femmina, la quantità cambia anche come frequenza settimanale. Naturalmente gli uomini riescono a smaltire molto più velocemente l'etanolo, quindi l'uomo può anche bere 3 volte a settimana un bicchiere di 350 ml. La donna invece una quantità inferiore, circa 250 ml, 2-3 bicchieri a settimana. Inoltre bisogna sfatare il mito che è importante bere birra per produrre latte durante l'allattamento, perché non è così. La birra, anzi, contenendo appunto alcol, non fa produrre molto più latte e soprattutto l'alcol deve essere praticamente evitato durante tutto il periodo dalla gravidanza fino all'allattamento. Quindi, superando una certa quota, la birra può sortire effetti nocivi sul nostro organismo. Questo è facilmente comprensibile nel momento in cui consideriamo che appunto la birra contiene al suo interno alcol etilico, che viene risaputamente individuato come sostanza cancerogena, e la birra, soprattutto se consumata in quantità elevate, può sicuramente indurre la comparsa di tumori, per esempio a carico dello stomaco o dell'esofago o anche a carico del cavo orale. Tra l'altro, l'alcol etilico contenuto nella birra ha pure un'azione fortemente irritante sulle mucose intestinali, sicché può succedere che il consumo di elevati quantitativi di birra può indurre, per esempio, appunto irritazione marcata dell'ambiente intestinale con comparsa di diarrea, quindi perdita di liquidi, perdita di elettroliti, ragion per cui la birra non è granché consigliata, per esempio, negli sportivi o anche nelle persone anziane. Ancora, la birra è in grado di esercitare
un'azione fortemente tossica, sempre in ragione del suo contenuto in alcol etilico, a carico del fegato, la qualcosa può comportare una serie di effetti patologici a cascata. C'è un interrogativo, tuttavia, che compare spesso quando appunto si parla di birra. La birra fa ingrassare oppure no? La birra non è che abbia un grandissimo carico calorico, tuttavia può far ingrassare perché? Perché induce praticamente alcune sostanze contenute al suo interno, come per esempio le maltodestrine che sono presenti al suo interno, ma anche lo stesso alcol etilico, può indurre la produzione di insulina da parte del pancreas, e l'insulina è un ormone capace appunto di esercitare un effetto obesogenico, quindi capace di determinare un progressivo incremento ponderale. Quindi certamente non rinunciamo al piacere di una birra, ma non dimentichiamo, come sempre, che ogni eccesso può essere portatore di patologie importanti.